Gentili lettori, bentrovati. Questa settimana partiamo dalle conferenze Segnavie promosse dalla Fondazione Cariparo. Per capire e approfondire il nostro tempo, sabato 28 marzo alle 10 al Centro Congressi Papa Luciani ci sarà la prima tavola rotonda su giovani e lavoro, luci e ombre. Esperti e studiosi si confronteranno e ci sarà anche l'occasione per ascoltare alcuni casi di imprese di successo attraverso gli imprenditori invitati intorno al tavolo. Si proseguirà poi l'8 aprile con il tema dell'Expo 2015, OGM tra mito e realtà. In autunno poi si svolgeranno le altre due conferenze, una dedicata al patrimonio culturale italiano e l'ultima alle nuove frontiere delle neuroscienze. Alla Galleria Cavour di Padova è aperta da qualche giorno la mostra Viaggio verso la luce dell'artista Ghezin Arps. L'artista invita soprattutto i bambini a visitare la sua mostra carica di colore, significato e materia, perché di sicuro sapranno cogliere la magia dei suoi quadri e lasciarsi anche coinvolgere dalla colomba della pace esposta in galleria. Gli orari sono tutti i giorni, il lunedì tranne il lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sempre parlando di arte, i giovani artisti hanno un'opportunità in più di partecipare con il concorso Coltivazioni al femminili del progetto Impari alla valorizzazione delle bellezze naturali del nostro territorio in provincia di Padova. Infatti, i primi 5 classificati potranno a maggio esporre le proprie opere all'interno del Parco Buzzaccarini, il Bosco dei Frati di Monselice. Per tutte le informazioni si invita a visitare il sito www.coltivazionialfemminile.it. Tenendo d'occhio il mondo del sociale, vi ricordo che giovedì 2 aprile è la giornata mondiale per la sensibilizzazione per l'autismo, che per la prima volta in Italia sta per avere la sua prima legge. A Padova, il centro IKEA, in collaborazione con il comune, la sera del 2 aprile, illuminerà la torre dell'orologio di Piazza dei Signori di blu, proprio per ricordare la giornata mondiale, e alle 21 al centro San Gaetano, il Teatro delle Lune di Montebelluna porterà in scena E navigo a vista, nella speranza di essere. Sulla base dei testi di Piercarlo Morello, il giovane autistico di Volpago del Montello, che si è laureato a Padova lo scorso marzo nel 2014. Per tutti gli altri appuntamenti e le interessanti notizie che potete trovare e gli spunti per il vostro weekend, vi invitiamo a visitare il sito www.difesapopolo.it e a sfogliare le nostre pagine di carta, che sono già in edicola o in parrocchia o acquistabili online, sempre all'interno del nostro sito. Grazie e alla prossima!